Amici di YouTube, bentrovati da Marco Liguori, bentornati sul secondo canale di Marco Liguori. Da qualche settimana, da qualche giorno più che altro, è riiniziato il Grande Fratello Vippo, come lo chiamo io, l'ufficio collocamento dei falliti televisivi. Si può essere lasciati in diretta televisiva se guardiamo la storia recente sia dei Grandi Fratello che dei reality affini. La risposta è senza dubbio sì. Mi ricordo un clamoroso divorzio, poi rientrato, ma comunque sì, è un divorzio epocale tra Albano e Loredana Lecciso in una vecchia edizione dell'Isola dei Famosi. In quell'occasione Loredana Lecciso lasciò Albano in diretta e più di recente ricordiamo la separazione clamorosa tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, sempre al Grande Fratello VIP. Il Grande Fratello VIP è iniziato con una spasmodica ricerca del trash, con un Alfonso Signorini che prova a prendere le redini della trasmissione, ma la sua lentezza inesorabile ci fa inevitabilmente rimpiangere la bravissima Ilary Blasi. Il Grande Fratello VIP quindi è il nulla, un programma, un contenitore che non ha assolutamente contenuti di qualità, ma vivacchia e cerca di rimanere a galla con la ricerca del trash a tutti i costi, in qualche modo mettendo in una vetrina continuata i cosiddetti VIP o presunti tali, personaggi caduti nel dimenticatoio televisivo, personaggi che molto probabilmente non ricordavano nemmeno come è fatto uno studio televisivo, anche se c'è un'eccezione. L'eccezione è Adriana Volpe, incredibile ma vero. Adriana Volpe è finita al Grande Fratello VIP, sicuramente con Michele Cucuzza, uno dei pochi personaggi con un background, uno dei pochi personaggi che possono fregiarsi di avere talento. Tutto il resto sono personaggini che vivacchiano, influencer che cercano di rimanere a galla e coprire a tutti i costi la loro mancanza assoluta di talento. Ebbene sì, Adriana Volpe, mentre faceva il gioco della bottiglia, è stata costretta a baciare il cantante Pago. Ve lo ricordate, il cantante di Parlo di te, parlo di te anche se tu non ci sei? Un cantante che credo non venda un disco dai tempi delle guerre puniche. Pago, dopo una infausta partecipazione a Temptation Island, ha bussato alla porta, pare abbia pianto miseria alle porte del Grande Fratello VIP. La cosa strana che lo abbiano fatto entrare, insomma, c'è stato un bacio tra il serio e il faceto, tra Pago e Adriana Volpe. Il marito di Adriana Volpe, Roberto Carli, pare non l'abbia presa bene, pare che secondo alcuni rumors stia anche valutando la separazione, il divorzio con Adriana Volpe. Giustamente il marito di Adriana Volpe ha fatto notare che c'è di mezzo una bambina, appunto la figlia dell'uomo e di Adriana Volpe. La bambina ha dovuto dare spiegazioni a scuola, spiegazioni per il bacio che Adriana Volpe pare sia stata costretta a dare al cantante Pago. Se l'è presa con Antonella Elia, ve la ricordate, la valletta di Mike, che puntualmente, dico io, anche giustamente, veniva attaccata e spesso anche umiliata da Mike Buongiorno. Oca e Antonella Elia, insomma, è un concetto che va di pari passo. La ricordiamo anche a Pressing con il grande Raimondo Vianello, non capire un cazzo assolutamente di calcio, ma fare appunto presenza come un bel lampadario, abbellire un po' la situazione tra una moviola e un rigore. Vedevamo anche Antonella Elia. Insomma, amici di YouTube, il Grande Fratello si conferma il nulla totale, ma rischia di far scoppiare una coppia, quella composta da Roberto Carli, marito di Adriana Volpe, la bellissima showgirl, ex co-conduttrice di molti programmi Rai, che per qualche strano motivo, ahi lei, è finita al Grande Fratello. Amici di YouTube, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa storia a dir poco surreale. Scrivete nei commenti soltanto a
titolo di informazione se quest'anno state seguendo o avete intenzione di seguire il Grande Fratello VIP. Io ci ho provato, ma complice la lentezza biblica di Alfonso Signorini, complice il nulla totale, la ricerca spasmodica del trash, dopo mezz'ora circa ho cambiato canale e ho deciso di non guardarlo più. Amici YouTube, la parola passa a voi, scrivete nei commenti cosa ne pensate del probabile matrimonio scoppiato di Adriana Volpe. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon proseguimento su YouTube.